Buongiorno, buongiorno a tutti, ragazzi e adulti, insegnanti, tutte le persone che sono convenute per questa iniziativa, per questo convegno molto importante perché fa parte della vita di tutti noi, le varie attività insomma che sono componenti essenziali della vita, l'alimentazione, il cibo, il movimento e l'ambiente da cui traiamo appunto gli alimenti e l'ambiente in cui ci muoviamo. Quindi sono argomenti interessantissimi, sono argomenti veramente che coinvolgono tutta la nostra vita. Bene, dopo aver detto questa piccola introduzione, introduco il presidente della società ciclistica di Corridonia, Mario Cartechini, che vi dirà anche il motivo per cui siamo qua per uno dei vari eventi che facciamo, che sono stati fatti e che faremo fino alla conclusione della Coppa del Mondo di paraciclismo che si svolgerà a maggio. Buongiorno a tutti. Pronto? I ringraziamenti credo poi che li debba fare come giusto il sindaco, tuttavia credo che dobbiamo essere grati al parroco che ci ospita, alla direzione scolastica, agli insegnanti e a tutti i ragazzi presenti. Riguardando il testo dell'evento, sport, alimentazione, ambiente, mi sono ricordato di un fatto. Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, un'immane tragedia venuta al mondo verso l'umanità, l'Organizzazione Mondiale della Sanità sancì che l'assenza di patologie, cioè quando una persona non sta male, non significa che abbia benessere, perché il benessere è dato dall'alimentazione, dall'ambiente in cui ci circonda, dallo sport. E da altri due elementi sono importantissimi, relazionali. Uno sono le relazioni affettive che vengono dal nostro cuore e l'altro le relazioni umane con gli altri. Questi sono proprio i pilastri del benessere. Quindi l'assenza di patologie, di malattie non significa benessere. Il benessere è dato dall'alimentazione, dall'ambiente, dallo sport, da quest'organo importantissimo che è il cuore e dall'impegno relazionale con tutti. Come diceva Fiorenzo, ha inizio oggi una serie di iniziative collaterali alla Coppa del Mondo che la città di Corridonia ospiterà, iniziative che iniziano oggi e poi continueranno. Due minuti giusto per martedì 23 aprile, presso la sala consiliare del Comune, ci sarà una conferenza stampa di presentazione dell'evento. Lunedì 29 aprile, sempre presso la sala consiliare, ci sarà la presentazione di un libro, L'emisfero della poesia, una cosa veramente particolare. Venerdì 3 maggio, un convegno con Silvano Scalzini, Corridonia nella Valle del Chienti, racconti di cibo cultura. Sabato 4 maggio, presso il Palazzetto dello Sport, il pomeriggio alle 16.30, la nazionale italiana incontra la cittadinanza, una cosa molto importante. Il martedì 7 maggio ci sarà un convegno scientifico sullo stesso luogo di teatro su sport e disabilità con l'Università di Macerata e il Filo d'Oro di Osimo e Lazzas. Poi naturalmente mercoledì 8 maggio un corteo cerimonia inaugurale, giovedì 9 maggio finalmente inizia la Coppa del Mondo con prove individuali, continua il venerdì e continua il sabato. Comunque venerdì sera alle 21.30 presso la chiesa principale ci sarà un concerto della pianista Ottavia Maceratini, una signora di Montefano, questa Ottavia Maceratini. Sabato 15 maggio sempre manifestazioni e sabato 11 maggio ore 21.30 in piazza Corridoni concerto di New Trolls, quindi un invito alla cittadinanza tutta.
domenica 12 maggio, manifestazione per la Coppa del Mondo, al termine una staffetta attorno alle mura cittadine e culminerà con i fuochi d'artificio per salutare le 38 nazioni che giungeranno a Corridoia con tanti partecipanti e con un saluto all'italiano di calore e di colore. Grazie. Bene. Grazie Presidente. Torno al mio posto. Mi pare che dal tifo da stadio dei ragazzi, insomma, si entri nel clima sportivo inerente a questa manifestazione. Adesso ragazzi, ascoltate, innanzitutto prima di passare alla presentazione dei relatori, volevo ringraziare appunto le scuole presenti, l'Istituto Comprensivo Manzoni che è presente con due classi, la seconda B e la seconda C, poi l'Ipsia di Corridoia con diverse classi quarte e la terza E, poi sono presenti la quarta G e la quarta H di Macerata e la quarta I e quinta I di Civitanova. Allora, vi prego ragazzi, allora, ringrazio gli insegnanti che vi hanno accompagnato, che vi permettono di assistere ed ascoltare le relatrici, i relatori, insomma, che saliranno sul palco fra poco, perché si tratta appunto, abbiamo detto, di argomenti molto importanti. Ringrazio le autorità presenti e farei salire il sindaco di Corridoia, Paolo Cartechini, per un saluto ai presenti.
Grazie a tutti, buona giornata. Grazie Sindaco. E adesso invito le relatrici. Allora, abbiamo delle dottoresse che nel loro specifico ambiente vi parleranno delle loro esperienze, di come appunto far collimare cibo, sport, e sono veramente professionalmente molto molto preparate, ecco perché dovete prestare attenzione alle loro parole. Farei entrare la dottoressa Simona Dentrona, dietista del servizio igiene e alimenti della nutrizione dell'ASL di Macerata. La dottoressa Giulia Cinti, io li indico per settore, del settore latte e le varie accezioni che ci sono. La dottoressa Maria Elena Telloni, del settore pesce, insomma. E la dottoressa Francesca Puccini, di Legambiente, Marche. Bene, ragazzi, prima di cedere la parola a loro e alle loro dissertazioni, una riflessione. Qualcuno di voi ha già visto, non so, io l'ho già visto come altre persone, alcuni ciclisti, alcuni paraciclisti sono già a provare il percorso, quindi già stanno, sono già venuti, pensate, un mese prima della competizione. Perché dico questo? Ne abbiamo visti alcuni veramente che, ecco, se noi pensassimo che quello per loro è l'unico modo di andare in bicicletta, mentre noi possiamo andare in bicicletta come vogliamo, no? Su una gamba sola, possiamo andare, che ne so, flessi in avanti, in iperestesi dietro, lo possiamo fare e lo scegliamo noi. Questi atleti, e quello che abbiamo visto è nella posizione di decubito supino, disteso, insomma, orizzontale sulla sua end bike, è costretto. Quindi quello è il loro unico modo per andare in bicicletta. Perché dico questo? Perché qualche automobilista, no, magari che si imbatte dietro questo ciclista, chiaramente si, magari si può spazientire, no, perché in salita vanno anche non veloci, insomma, capite, come se fosse una bicicletta normale. Poi in discesa fanno anche 50 all'ora. Io dico questo perché già voi, quando andate col motorino, eccetera, oppure quando state in macchina con i genitori, già dovreste pensare alle prime attenzioni da prestare a questi sportivi di alto livello, perché sono professionisti, che cominciano a provare il percorso. I prossimi giorni ce ne saranno molto probabilmente ancora di più, quindi può capitare che il traffico sia un attimino rallentato. Ecco, allora, a voi e ai vostri genitori noi chiediamo un po' di pazienza, perché anche questa è una forma di rispetto verso questi atleti che da tutto il mondo verranno a mostrarci le loro imprese sportive. Quindi noi dobbiamo ringraziare queste persone, e lo facciamo anche con la pazienza, con l'attenzione dovuta al tipo di disciplina, di sport che loro fanno. Bene, io spero, insomma, che capiate questo, e ne sono convinto. Adesso entriamo nello specifico. Io dico solo una cosa e poi starò zitto e lascerò la parola agli esperti. Quando facevo l'università, ormai tantissimi anni fa, una frase, un aforisma, un assunto che poi ho fatto anche mio, ma vorrei poi da loro che spiegassero la cosa, insomma, no? Noi siamo quello che mangiamo. Questa frase, che ripeto, l'ho studiata nei libri d'università ormai tanti anni fa, poi oggi anche sono riuscito, insomma, dopo diversi anni, a sapere chi l'avesse coniata, chi l'avesse messa, e si tratta di Ludwig Feuerbach, un filosofo
tedesco vissuto all'incirca, insomma, 150 anni fa, e diceva appunto: noi siamo quello che mangiamo. E per certi aspetti questo è vero, perché poi la filosofia, insomma, il cibo che contiene sia il corpo e lo spirito e la mente. Adesso io passo la parola alla dottoressa Lentrora, che vi mostrerà alcune cose, forse sta dicendo, però insomma, ecco, loro sono talmente brave che possono anche sopperire a qualche difficoltà della tecnologia. La dottoressa Lentrora, prego. Ci stanno diversi siti, diversi giornali, diverse fonti che ci parlano tutti di corretta alimentazione. In realtà la maggior parte di questi danno informazioni sbagliate. Se avete bisogno di indicazioni su come gestire la vostra alimentazione, cercate sempre dei siti o delle indicazioni che abbiano comunque la firma del Ministero della Salute. Altrimenti tutto ciò che si vede in giro non è effettivamente scientifico. Queste sono delle linee guida che sono state fatte proprio al Ministero e adesso sono in fase di revisione, usciranno quelle nuove perché sono un pochino datate. In queste linee guida ci sono 10 capitoli che, grazie, la dottoressa Delloni è eccezionale, l'ho detto troppo presto. E vi dicevo che ci sono delle indicazioni che riguardano proprio i punti principali della nostra alimentazione. È una specie di decalogo dei 10 comandamenti, mettiamola come vogliamo, e ognuno su un argomento di interesse generale. Il primo è sul peso corporeo, cioè quanto dovremmo pesare, perché è importante il peso corporeo. Un altro capitolo riguarda gli alimenti di origine vegetale, cioè uno sui grassi, uno sugli zuccheri, uno sull'acqua, sul sale, sulle bevande alcoliche, sulla varietà degli alimenti, sul sale, i consigli per le persone speciali, che poi vedremo che intendiamo con persone speciali, e tutta una parte sulla sicurezza alimentare che però adesso non ci interessa. Dicevamo che uno dei problemi più grossi che riguardano la nostra alimentazione è quella relativa al nostro peso. Ci sono diversi problemi ultimamente con il peso corporeo, perché c'è una diffusione del sovrappeso che è dovuta proprio al fatto che non solo mangiamo di più, ma che non ci muoviamo più. Purtroppo abbiamo uno stile di vita che è molto molto sedentario e più che fare l'attività sportiva, che è molto importante, quello che noi dovremmo fare ogni giorno è il movimento, perché quando introduciamo più energia di quanta non riusciamo a bruciarne, è ovvio che l'eccesso calorico poi si deposita. Grazie. Questo eccesso di peso che cosa provoca? Soprattutto negli sportivi, ma anche in chi non fa attività fisica, provoca un carico eccessivo che sia a livello cardiovascolare che delle articolazioni può creare eccessivo problema. Ma non solo a livello meccanico, quindi come peso. Il problema grande relativo al sovrappeso è che il peso in eccesso provoca determinate malattie, ormai è scientificamente provato, grazie, che l'eccesso di peso provoca tantissime malattie, delle malattie che sono degenerative, che sono metaboliche, quindi il colesterolo, il diabete, eccetera, eccetera, ma anche malattie purtroppo molto gravi, come quelle cardiovascolari o determinati tipi di tumore. Quindi mangiare bene non solo ci serve per vivere più a lungo, ma perché proprio vivendo più a lungo abbiamo bisogno che il nostro corpo si mantenga bene per tutti gli anni che noi andremo a vivere. Un conto è quando si viveva solo fino a 60 anni, adesso dobbiamo mantenerlo in buona forma fino a 90, cerchiamo di prendercene cura fin da subito. Grazie. Quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo ridurre gli eccessi calorici ed aumentare invece l'attività fisica, il movimento. Quindi mangiare meglio e muoverci un pochino di più. È vero che
i bimbi da piccoli, da giovani, sono carini, un po' rotondetti. Questo era il ragazzino di mamma verso l'aereo, guardate come si è ridotto da adulto. Insomma, non è che sia proprio un gran bel vedere l'eccesso di peso. No? Chi è? È il ragazzino mamma verso l'aereo. Ah, è Kevin, ok. Allora, un'altra cosa da tenere presente è questa, che sì, è vero, fin da piccoli, anche se si è carini cicciottelli, bisogna cercare di avere un peso corporeo adeguato, ma è anche vero che la cosa negativa in assoluto è quella di fare oscillazioni, aumentare di peso, dimagrire, ingrassare, dimagrire, perché ogni volta il nostro metabolismo viene alterato. Quindi mantenere il più possibile un peso stabile. Non va avanti? Fa niente? Ecco. Se siamo curiosi di sapere se il nostro peso corporeo è quello giusto oppure no, esiste l'indice di massa corporea, che è quella formuletta lì, il peso in chili fratto l'altezza in metri al quadrato. Quello che esce fuori è una cifra che deve andare, si può andare avanti, grazie, dal 18,5 al 25%, in quel caso si rientra nel normo peso. Vedete, c'è tutto un range sopra e sotto di vari stadi di sottopeso e vari stadi di sovrappeso. Grazie. L'altra cosa importante, oltre al peso corporeo, soprattutto per noi un pochino più adulti, è la circonferenza vita. La circonferenza vita si è vista che è legata tantissimo alla possibilità di avere delle malattie cardiovascolari, quindi più aumenta il giro vita e più è facile che andiamo incontro a una malattia cardiovascolare. I limiti sono 88 per la donna e 102 cm per l'uomo, sopra ci sono fattori di rischio molto più elevati. Questa è una tabellina carinissima che dà l'idea di che cosa bisogna fare per consumare un determinato alimento, cioè quanta attività ci vuole per bruciarlo. L'esempio più semplice è quello sopra dei due biscottini, che sono 20 grammi, corrispondono a 83 calorie e dobbiamo camminare per 28 minuti per smaltirli. Quindi questo, poi man mano ci sono altri tipi di alimenti e ci sta scritto in base alle varie attività quanto tempo ci vuole per bruciarli. Questo ci dà un'idea del movimento connesso a quello che mangiamo. Un'altra dei falsi miti da smentire è questo. Qualcuno dice: a me mi pesa l'ossi, io ho lo scheletro che è pesante. In realtà uno scheletro non pesa più di 12,5 kg, neanche in un energumeno, e quindi questa come scusa non funziona. Andiamo avanti molto molto velocemente. L'altro problema, a parte quello del sovrappeso, è quello del sottopeso, perché vi dicevo, un problema per la salute avere troppi chili addosso è un problema anche averne troppi pochi, perché se noi introduciamo molto meno rispetto al nostro fabbisogno energetico, prima andiamo ad intaccare le riserve di grasso, e quello può andare anche bene, poi però finiamo col consumare i muscoli e addirittura gli organi interni. Questo fino a quando non vengono compromessi tutti gli stati di indicazione di salute. Quindi piano piano si cominciano gli sbalzi d'umore, alle femmine alterazioni del ciclo, fino ad arrivare veramente a casi molto molto seri. Ve ne parlo perché ultimamente una famosa blogger è stata inquisita perché stimolava i ragazzi ad avere degli atteggiamenti quasi anoressici. Invece è importante mangiare nella giusta quantità, né troppo, ma neanche troppo poco. Questa è la ripartizione giusta dei nutrienti. Io ho parlato fino adesso di energia, quindi mettiamo dentro le calorie che ci servono. Però quelle calorie vanno ripartite in un determinato modo. E se la dieta è 1000, 2000 o 3000 calorie, la ripartizione è sempre quella. Non è che possiamo andare a togliere tutti i carboidrati e mettere le proteine come vogliamo. La cosa più importante nella corretta alimentazione
è quella di incrementare un pochino i prodotti di origine vegetale, quindi la frutta e la verdura, ma perché contengono delle sostanze che ci fanno bene e soprattutto perché hanno la fibra che è priva di calorie per noi, noi non riusciamo a digerirla e quindi ci serve per saziarci e non apportare tante calorie. Andiamo avanti molto velocemente perché cerco di essere più veloce possibile. La differenza però nei carboidrati tra gli amidi e gli zuccheri. Gli amidi sono i carboidrati complessi, quelli che devono essere il 60%, abbiamo detto, e vengono rappresentati soprattutto dai farinacei, quindi la pasta, il pane, i biscotti, la pizza, eccetera, eccetera. Gli zuccheri semplici invece vanno limitati il più possibile. Questa è per quanto riguarda la fibra, abbiamo detto l'apporto deve essere almeno 30 grammi al giorno e quindi la frutta e la verdura, se vi diciamo di mangiarla, un motivo c'è ed è quello appunto che... Ce la facciamo, no? Se... No, vabbè, è più lento, non fa niente. Continuo a dirglielo comunque, quindi è importantissimo questo apporto di fibra, non solo perché ci dà sazietà e quindi ci fa sentire pieni, ma perché si è visto ultimamente che purtroppo mangiando gli alimenti tanto raffinati ci sono tantissime malattie che riguardano l'apparato intestinale, lo stomaco, eccetera. E quindi per prevenirle bisogna ricominciare a mangiare la fibra. Abbiamo avuto questa pessima alimentazione per più o meno 40 anni, mentre prima per povertà si mangiava in maniera corretta, perché si mangiava tanta frutta, tanta verdura, si mangiavano i legumi, eccetera. Purtroppo il benessere ci ha comportato anche questo, essere sedentari e mangiare male e mangiare troppo. Andiamo avanti velocissimamente. Nella frutta e nella verdura ci sono questi radicali liberi, che sono delle sostanze che fanno benissimo. Poi quando parleremo di frutta vedrete che quanto possa essere importante e quanto questi tipi di antiossidanti che noi troviamo naturalmente nella frutta ma anche nella verdura siano per noi dei veri e propri farmaci. Nella frutta e nella verdura ci stanno anche queste sostanze che sono composti solforati, che sono flavoni, folati, eccetera, eccetera, che sono delle sostanze che fanno benissimo, cioè fa molto meglio mangiare la frutta e la verdura piuttosto che prendere degli integratori, ecco qua, perché comunque sia l'effetto di un integratore è sempre limitato, mentre nella frutta e nella verdura gli effetti sono sinergici. Se comunque siete curiosi, usate gli integratori, volete sapere se effettivamente è il caso di continuare oppure no, anche qui il Ministero ha fatto un decalogo su questi integratori e quindi fatelo in maniera cosciente e consapevole. Altra cosa da demonizzare è quello che invece passa come un energizzante oppure un prodotto che ha virtù di chissà quale genere. Ecco, molto spesso non è vero, è tutta pubblicità e queste aziende che producono questi tipi di alimenti o di bevande sono state molto spesso multate dall'antitrust. Questa è la quantità di zucchero reale che è contenuta in un bricchetto di Estatè piuttosto che in una bottiglietta di Coca-Cola in una bottiglia. Vedete, nel bricchettino dell'Estatè ci sono 6 o 7 cucchiaini di zucchero, cioè una quantità spropositata. Nelle bibite invece con i dolcificanti non ci sono calorie, però purtroppo il dolcificante è sintetico e quindi anche questo non è molto naturale. L'ideale sarebbe, come vediamo dopo, bere l'acqua, perché non abbiamo bisogno delle bibite. Allora abbiamo detto, è importantissimo mangiare la frutta e la verdura, mangiarne 5 porzioni al giorno, poi comunque ve ne parlerà la dottoressa Pulcini più tardi, ma sceglierle di stagione. Possiamo andare avanti? Per quanto riguarda invece la scelta dei grassi, i grassi non li dovete demonizzare, ci hanno sempre parlato dei grassi come di una cosa che fa male. In realtà almeno il 25% delle calorie deve essere rappresentato dai grassi.
Quindi qui l'unica cosa che io vi posso dire, e poi invece ne approfondiremo parlando del pesce, delle qualità del pesce, è scegliere i grassi della giusta qualità. Ogni grasso di qualunque tipo contiene 9 calorie, ma si differenzia per acidi grassi, saturi oppure insaturi, quelli che fanno bene e quelli che fanno male. Quelli polinsaturi che fanno bene stanno soprattutto negli oli vegetali, ma stanno tantissimo nel pesce. E quindi poi vedremo in maniera più approfondita per quale motivo dobbiamo mangiare il pesce. A proposito dei grassi, ultimamente c'è stata tutta la polemica sulle etichette per questo famoso olio di palma. Noi l'olio di palma era 30 anni che ce lo prendevamo nei prodotti di origine industriale. Cambiata la normativa, non ci deve essere più scritto oli vegetali, ci deve essere scritta la tipologia d'olio. Il consumatore si è accorto che era olio di palma. Adesso l'olio di palma è stato sostituito, perché tanto è il consumatore che fa il mercato, ma non è che sia migliorata tanto la qualità, eh? L'industria difficilmente utilizza l'olio extravergine d'oliva, utilizza degli oli che loro costano meno e fruttano meglio. Quindi adesso si usa l'olio di cocco, di palmisto, eccetera eccetera. In queste linee guida trovate anche le indicazioni su come fare attenzione per migliorare l'alimentazione nella pratica, quindi questo riguarda i grassi, ma poi se volete ve lo vedete da soli. Non va avanti, ok. Ecco, il capitolo dell'acqua. Io ho detto che non dovete bere le bibite, o quantomeno che ve le dovete tenere per eventi particolari. Se certo, se andate a mangiare la pizza, la Coca-Cola, nessuno vieta di berla, però non la bevete a pasto, non bevetela al posto dell'acqua durante la giornata. Quello di cui l'organismo ha bisogno è l'acqua. Bisogna bere 1,5 litri, 2 litri d'acqua al giorno, bisogna bere prima addirittura di avere sete, quindi prendere l'abitudine a bere, non aspettare di essere disidratati. Va benissimo l'acqua di rubinetto, e non è detto che dobbiamo prendere l'acqua della bottiglia. Ci sono dei falsi miti che riguardano l'acqua, anche questi sono carini. È vero che l'acqua va bevuta lontano dai pasti, no, anche lontano, ma bisogna bere un pochino mentre si mangia, altrimenti non riusciamo neanche a digerire o a diluire succhi gastrici. L'acqua non fa ingrassare, non è vero che bisogna bere per forza delle acque oligominerali, anzi l'acqua ricca di calcio fa benissimo, perché il calcio dell'acqua si assorbe con il calcio del latte. Quindi soprattutto per la prevenzione dell'osteoporosi l'acqua ricca di calcio serve tantissimo, e non è vero che faccia venire calcoli ai reni, perché le ultime ricerche, ma ormai da diversi anni, hanno dimostrato che non è assolutamente vero che l'acqua ricca di calcio faccia venire calcoli. Poi vabbè, non è vero che l'acqua, la sauna fa dimagrire, non è vero che non si può bere l'acqua gassata, e un sacco di falsi miti. Invece sul sale, il discorso breve, ma bisogna che ve lo faccio. Il sale è veramente una delle poche cose che fanno male in assoluto, che quindi ci sarebbe da evitare il più possibile, perché è responsabile non solo dell'osteoporosi, come abbiamo parlato prima, della pressione alta e quindi le malattie cardiovascolari, ma tumori dello stomaco, per esempio, e altri tipi di malattie che sono purtroppo esito infausto. Quindi cerchiamo di mangiare meno sale possibile. Grazie Maria Elena, dopo ricambio il favore. Quel poco di sale che dobbiamo usare, non so se lo sapete, deve essere il sale iodato. Per quale motivo si usa il sale iodato? Il ministero consiglia di usare il sale iodato? Lo sa nessuno? No. Perché noi siamo una popolazione a rischio egozzo tiroideo, e quindi il ministero, per prevenire tutte queste malattie legate alla tiroide che ci stanno ultimamente, ha arricchito il sale con lo iodio. Questo va bene come comportarsi che riguarda il sale. Andiamo avanti molto velocemente, perché se no non tengo più. Sull'alcol io non ve lo faccio il discorso, perché tanto lo sapete benissimo che fa male, e quindi io dell'alcol non ve ne parlo, ok? Andiamo avanti, va. Allora,
No, il video neanche glielo faccio vedere, perché tanto se guardano tra di loro tutti sabato sera. Ecco, chiudo con questo, la cosa più importante: non esistono degli alimenti che siano miracolosi, che fanno benissimo, ogni tanto esce fuori l'acqua col limone, l'avocado, non ci sono delle sostanze miracolose, come non esiste l'alimento completo. Quello che noi dobbiamo fare è variare ogni giorno quello che mangiamo, perché ogni alimento contiene sostanze ed è carente di altri. Solo variando noi riusciamo a non avere né eccessi e neanche carenze. Quindi il consiglio che posso darvi è proprio questo: cercate di avere un'alimentazione molto meno selettiva e cercare di mangiare di tutto. Io, siccome la voglio far corta, la taglio qui, non arrivo alla fine. Vi ringrazio, vi saluto, buon lavoro a tutti. Grazie alla dottoressa Dentrona. Introduco la dottoressa Giulia Cinti. Prima, tra virgolette, ho detto del settore latte, poi sarà lei adesso a precisare quali sono i suoi titoli e le sue mansioni lavorative e professionali. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Grazie ragazzi per il tempo che dedicate anche a me. Io sono Giulia Cinti, responsabile di ricerca e sviluppo della Trevalli Coverlat. Anzi, se volete, abbiamo un sito internet, quindi per qualsiasi informazione aggiuntiva sull'azienda, i prodotti e la nostra storia la potete trovare su internet e anche una pagina Facebook per i due marchi Trevalli e Olà. Quindi se anche cliccando su Facebook un mi piace, ci fate piacere, insomma. Io volevo presentarvi prima un video aziendale, giusto per capire che cosa facciamo, anche se è quasi scontato, e poi iniziamo la presentazione sul latte. Thank you.
si occupa, diciamo, non solo della produzione di latte, ma anche di mozzarelle, quindi formaggi, sia di vacca che di pecora. Quindi abbiamo una tradizione alle spalle che è anche quella caseare, quindi non solo il prodotto di per sé il latte, ma anche i derivati del latte. Abbiamo ancora una storia che, come avete visto, va avanti da oltre 50 anni. Ci sono diversi marchi presenti sul mercato che fanno tutti capo, diciamo, a Tre Valli, ad esempio Fresco Marche o Habit. Quindi la Tre Valli è una cooperativa. Abbiamo in questo momento, siamo presenti in 7 regioni, diciamo, come depositi e siti produttivi. Il quartier generale, diciamo, è a Iesi, ma abbiamo anche uno stabilimento a Quali al Metauro dove facciamo formaggi, e uno alla Mandola dove facciamo mozzarelle, quindi paste filate. L'azienda oggi, oltre all'acquisizione di diversi marchi, quindi come vi dicevo Cigno, Fresco Marche, comunque ha acquisito ultimamente anche un'azienda che si chiama Migali per la produzione di mozzarelle, proprio, diciamo, a testimonianza del nostro impegno crescente per la lavorazione e la commercializzazione di paste filate. Corlat ha anche una tradizione alle spalle per la sua qualità. Cerchiamo di dare ai nostri consumatori, ai nostri fedeli consumatori, diciamo, un servizio che è quello della qualità del prodotto finito, legato proprio alle certificazioni. E la mia presenza oggi qui è quella un po' di trasmettere la serietà e il lavoro che c'è dietro al prodotto finito che vedete al supermercato. Quindi diciamo che siamo impegnati quotidianamente nel controllare, certificare che quello che arriva a voi è un prodotto di qualità. Come lo facciamo? Attraverso una serie di certificazioni. Vedete poi BRC, IFS, RSPO per quello che riguarda i grassi vegetali, qualità marche, che è appunto il marchio specifico che riguarda la certificazione dei prodotti che derivano dalla nostra regione, poi marchi di prodotto DOP, IGP, halal, kosher e anche vegan ok. Andando un po' nel dettaglio, diciamo che il latte è uno dei prodotti un po' sotto accusa, sempre per la questione fa bene, fa male. Diciamo che questo poi comporta delle tendenze di acquisto in flessione a favore magari di prodotti che non sono latti in realtà, perché non si possono chiamare tali, di bevande a base di soia e a base di riso. Quindi sappiamo che magari rispetto alle abitudini del passato c'è una tendenza alla diminuzione del consumo di latte, sebbene le ricerche comunque ci dicano che in realtà gran parte della popolazione non rinuncerebbe ad avere almeno una bottiglia di latte in casa, quindi anche per cucinare, quindi sia da assumere tal quale sia per realizzare le nostre ricette casalinghe. Vedete che tra i consumi di latte, però, quello che va per la maggiore, tra virgolette, quindi quello che ha un'incidenza nelle aziende per tipologia produttiva, è il latte di alta qualità, perché i latti non sono tutti uguali. Ci sono delle caratteristiche proteiche e di contenuto di grasso che ci permettono di differenziare diverse categorie di latte. In questo caso, diciamo che i consumatori preferiscono acquistare il latte di alta qualità, quindi che abbia delle proprietà migliori rispetto agli altri, ancor più rispetto al latte biologico e al latte appunto normale. Non la faccio molto lunga. Com'è composto il latte? Vediamo che il 90% del latte è fatto da acqua, è una miscela naturale che non è stata ricostituita né, quindi viene creata direttamente dalla natura, né viene sofisticata. Nel caso del latte fresco pensate che subisce una semplice pastorizzazione, non aggiungiamo niente al latte. Quindi nella sua composizione appunto è fatto da acqua, da zuccheri, in particolare il lattosio, i grassi e le proteine, che sono una parte fondamentale, rappresentate nella maggioranza dalle caseine, che sono quelle che utilizziamo poi
per la caseificazione, quindi per l'ottenimento dei formaggi. Poi ci sono i sali, il calcio che è importante insomma, nella prevenzione dell'osteoporosi, e ha un estratto secco intorno a 12-13 punti e un residuo malo del 92%. Vedete che, ecco, questo dal video che avevo mostrato era evidente che insomma, sebbene si provi a dire che gli animali sono trattati male all'interno degli allevamenti, anzi inviterei chiunque sia interessato comunque a approfondire la gestione, un aspetto della gestione delle stalle odierne, quindi al mondo d'oggi, perché comunque c'è un mondo dietro al prodotto finito che magari non è abbastanza o sufficientemente conosciuto ai più. E non è vero che diciamo, gli animali vengono maltrattati, anzi per quello che possiamo certificare e dimostrare noi nel nostro piccolo, comunque c'è una grande attenzione e un miglioramento continuo. Quindi dietro al prodotto finito c'è anche diciamo, una continua attenzione all'effetto dell'alimentazione degli animali affinché il latte mantenga quei requisiti di qualità che interessano a tutti. Quindi il latte può essere descritto attraverso una qualità bromatologica, cioè il contenuto di grasso e di proteine, una qualità nutrizionale, cioè il contenuto di acidi grassi saturi e insaturi, una qualità tecnologica, cioè dei parametri che lo descrivono, come l'acidità e il pH, e delle qualità igienico-sanitarie. In ultimo vorrei anche sottolineare il fatto che al di là dell'attenzione a tutti gli step della filiera, Trevalli si occupa anche di certificazioni della qualità, come la certificazione QM, perché le certificazioni di un'azienda rappresentano un invisible asset dell'azienda, cioè rappresentano uno sforzo e un valore aggiunto che quotidianamente si può dare ai consumatori. Quindi cerchiamo di ottenere e di mantenere queste certificazioni nonostante i numerosi controlli che ci sono alle spalle, per dare comunque ai consumatori un'idea di qualità e di standardizzazione del prodotto finito. Scorro velocemente. Quindi, che cosa c'è dietro al marchio QM, che sta qui, che è questo marchio, qualità marchio? C'è un disciplinare che abbiamo descritto e ci è stato accettato dalla Regione Marche, che caratterizza appunto il nostro prodotto finito. Insieme al latte ci sono altri prodotti QM come la pasta fresca o delle birre artigianali. Quindi comunque abbiamo descritto una serie di caratteristiche che hanno il prodotto finito, tra cui la tracciabilità. Quindi voi, inserendo in un sito internet, che sia quello dell'azienda o quello della Regione Marche, SIPRA, semplicemente la scadenza della bottiglia del latte, siete in grado di risalire a chi è il conferitore, quindi chi è il socio che ha conferito quel latte che avete acquistato. Questo a testimonianza della trasparenza, della tracciabilità, della rintracciabilità che un prodotto possa avere. Ok, dietro a tutto nel disciplinare insomma viene descritto lo spazio, ad esempio, che ciascun animale ha a disposizione, le sostanze che assume, il fatto dell'assenza di OGM nell'alimentazione, e quindi ci sono delle descritte anche le reazioni alimentari, vengono identificati anche i mangimi che gli animali assumono, per cui è tutta una serie di step che vengono descritti e rispettati per darvi un latte di alta qualità. In ultimo diciamo che quali sono le caratteristiche che garantiscono il marchio QM? Un contenuto di proteine che sia intorno a 3,2 grammi su 100 grammi e di grassi pari a 3,5-3,6 grammi. E diciamo la garanzia che il prodotto, da quando viene prelevato alla stalla a quando viene confezionato e arriva al consumatore, il tutto avvenga nel meno tempo possibile. Quindi tutto quanto è descritto all'interno del disciplinare specifico, secondo quanto indicato in una legge numero 169 del 3 maggio 1989. Vedete che ha dei requisiti di percentuale seroproteine e di grassi specifici perché sia definibile come latte di alta qualità.
la chiudo qui. Se avete poi ulteriori curiosità o domande, sono a disposizione. Grazie mille. Introduco il prossimo relatore, la dottoressa Maria Elena Telloni, che come abbiamo detto prima, insomma, vi parlerà del settore pesce. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, io sono per voi dietro l'angolo per chi è di Corridonia, perché sono la responsabile della qualità dell'azienda di Mar Sapore di Mare. Siamo tanto vicini, qualcuno di voi è venuto già in stabilimento a conoscerci, però forse ci conoscete poco. Questo non significa che oggi vi parlerò dell'azienda dove lavoro, assolutamente no. Però il mio scopo di oggi è quello di convincervi che mangiare pesce fa bene, ma per convincere i ragazzi, e a casa ce ne ho tre scatenati, vi devo far conoscere il pesce. Perché nell'immaginario collettivo è che il pesce è il bastoncino di pesce che nuota in mare. Questo assolutamente no. Se io però passassi con il microfono tra voi e vi chiedessi che pesce mangi, la risposta sarebbe il bastoncino. Nelle mense il piatto più gradito per quanto riguarda il pesce è il bastoncino. Se poi alla fine della mia chiacchierata riesco a convincervi del fatto che esiste anche altro pesce buonissimo e molto naturale, ma soprattutto salutare, che riuscirete a mangiare, ad assaggiare, a provare, allora avrei raggiunto l'obiettivo della giornata. Allora, innanzitutto iniziamo a conoscerlo questo pesce. Vi ripeto, io sono la responsabile della qualità dell'azienda Dima, che è un'azienda che fa prodotti surgelati. Ma non vi parlerò solo di questo, perché il pesce si trova in varie forme. Iniziamo a conoscerlo il pesce, perché sotto la definizione pesce c'è tutto. Quello che noi chiamiamo volgarmente pesce è rappresentato da tante specie. C'è il pesce intero, quello che vediamo notare anche negli acquari, molti di questi ovviamente non si mangiano, che per la maggior parte delle volte troviamo e mangiamo a filetti. Ci sono pesci piatti, pesci rotondi, comunque questo è il pesce, quello formato da lische, tanto per capirci. Poi c'è il pesce, quello diciamo che forse più gradito per molti aspetti, che sono i molluschi. Chi di voi non ha mangiato mai un calamaro? Adesso la dottoressa Deitrona, se dico un calamaro fritto, si alza dalla sedia e prende paura, però ovviamente noi ci attiva da questo. L'insalata di mare ha detto che si può mangiare, quindi possiamo approfittare e utilizzare i molluschi. I molluschi sono quelli che non hanno, tanto per capirci, le spine, quelli graditi ai ragazzi perché non hanno le spine. Poi troviamo i molluschi bivalvi, cozze, vongole. Chi di voi non ha mai mangiato la pasta con le vongole, che è buonissima? E poi i crostacei, che sono i pesci per eccellenza più pregiati per molti aspetti e sono quelli che spesso diciamo no, questo fa male. Iniziamo a conoscere che cosa significa e perché dobbiamo dire che fa male, che forse non è così vero. Allora, dove stanno i pesci? Noi conosciamo prevalentemente i pesci che nuotano in mare. Ed è vero, la prevalenza sono questi. In mare però troviamo noi sia il pescato che l'allevato. Chi di voi ultimamente non ha sentito dai telegiornali notizie negative per quanto riguarda il pescato in mare? Tutti voi avete sentito parlare delle plastiche, tutti voi avete sentito parlare dei metalli pesanti, il mercurio, addirittura ci sono delle trasmissioni, insomma, diciamo un po' aggressive, diciamo così, che demonizzano questi prodotti che invece sono ottimi. Però cerchiamo di capire che cosa si dice e che cosa è vero. È vero che il pesce grande potenzialmente ha sostanze nocive quali metalli pesanti, il mercurio su tutti. Più il pesce è grande,
più il quantitativo di mercurio è elevato, ma non significa che è elevato a tal punto da essere dannoso per l'organismo. Più il pesce è piccolo, ovviamente nella catena trofica, ha meno possibilità di accumulare queste sostanze nocive. Facciamo degli esempi. A livello fisico ci fa bene cambiare nell'alimentazione le varie tipologie di pesce. Che significa? Che dobbiamo mangiare solo pesci piccolini? No, dobbiamo variare l'alimentazione. Per la maggior parte, come pesce piccolino si identifica quello che è in assoluto il pesce più buono e con caratteristiche nutritive migliori, che è la sardina, il pesce azzurro. Il pesce azzurro è un pesce che troviamo anche nei nostri mari. Personalmente abbiamo fatto delle ricerche in azienda proprio per capire che tipo di pesce ci dà il nostro mare. Siamo a pochi chilometri dal mare Adriatico, abbiamo fatto questo studio proprio per capire che cosa c'è di buono nel nostro mare. E cosa è emerso? È emerso che abbiamo caratteristiche, che il nostro pesce ha caratteristiche eccellenti, valori di valori nutrizionali elevatissimi, che troviamo sia nel pesce fresco ma sia nel dopo congelamento. Quindi significa che tutti i vari stadi di trasformazione del pesce non cambiano e non modificano, non alterano i valori nutrizionali. Quindi questo è importante per la disponibilità che poi abbiamo del pescato, perché il pescato purtroppo non è disponibile tutti i giorni dell'anno allo stesso modo, e ci sono anche variabilità nell'aspetto nutrizionale anche a seconda degli stadi di vita del pesce, delle stagioni. Anche il pesce ha le stagioni. Una pannocchia che voi siete abituati a vedere, essa nel sugo eccetera, è ricchissima di nutrienti, però abbiamo anche dall'altra parte dei pesci che ci vengono da altrettante zone molto pregiate, che per esempio sono quelli dei mari del nord. Il pesce del mare del nord è pregiato perché ha un accrescimento molto lento e quindi dei tessuti che sono compatti e ricchi di nutrienti. Passiamo all'aspetto metalli pesanti. Io ho sortito dicendo che troviamo... Io non ho fatto tante slide perché secondo me voglio capire l'attenzione vostra dov'è, quindi vi devo guardare in faccia. Quando cominciate a chiudere l'occhio io vado su un altro argomento. Passiamo ai metalli pesanti, vi dicevo. Il tonno. Chi mai non ha mangiato una scatoletta di quel tonno contenuto nella scatoletta? Quello è un tonno di ottima qualità. Perché ce ne sono ovviamente di tante categorie, è un tonno controllatissimo, analizzato, che ha bassissime concentrazioni di metalli pesanti. Molti altri organismi, molti altri prodotti alimentari hanno questi metalli pesanti in concentrazioni molto più elevate. In Italia ci sono dei limiti, per cui noi possiamo respingere, possiamo distruggere tutto quello che supera i limiti, ma la maggior parte delle volte questi limiti non ci avviciniamo neanche a questi limiti, perché siamo talmente tanto rigorosi. E quando dico siamo, non è l'azienda che rappresento, ma è il sistema dei controlli in Italia. In Italia siamo in un'isola felice da questo punto di vista. Ragazzi, qualcuno di voi avrà visto nei supermercati quando ci sono dei cartelli in giro appesi sui vari alimenti. Quelli sono alimenti che sono stati tolti dal mercato, e questo ci deve far capire che questi alimenti sono stati tanto controllati e sono stati tolti dal mercato perché dannosi. Quindi significa che il sistema di controllo funziona, e quindi significa che anche il pesce, che potenzialmente potrebbe avere un contenuto di metalli pesanti elevati, io parlo sempre di metalli pesanti perché è il rischio più grande che abbiamo, questo significa che eventualmente verrebbero subito tolti dal mercato. Ma vi assicuro che tra tanti controlli che vengono fatti raramente troviamo questo. Quindi fidatevi di mangiare il pesce dal più piccolo al più grande. Oltre a questo,
oltre a queste tipologie di pesci ci sono quelli allevati. Man mano che andremo avanti negli anni, sicuramente il quantitativo di pesce allevato sarà maggiore rispetto a quello pescato, perché li stiamo impoverendo, i mari, soprattutto quelli più piccolini. L'allevato è un buon, esistono dei buoni allevamenti, non pensate che siano chissà quanti antibiotici, la parola antibiotico ci fa venire una paura, non è assolutamente vero, ci sono allevamenti controllatissimi. Poi è una scelta ovviamente delle aziende, eccetera. Ci sono aziende antibiotic free, quindi che non utilizzano antibiotici. Personalmente mi sto occupando del lavoro di surgelare, ovviamente il nostro lavoro è quello, prodotti allevati nel nostro entroterra marchigiano. E sono prodotti di gran lunga interessanti e di gran lunga importanti per quanto riguarda nutrienti. Quindi per quanto riguarda allevato e pescato la grossa differenza è questa, ovviamente l'allevato è sempre disponibile, il pescato è purtroppo una volta c'è e un'altra volta non c'è. Un'altra cosa, ovviamente il pesce viene, avevo parlato di allevamento, ho parlato di entroterra, quindi vi sto parlando di pesce che non è solo di mare ma è anche di acque dolci. Nella nostra regione non viene molto apprezzato il pesce di lago soprattutto, ma ci sono delle regioni d'Italia dove il pesce di lago è mangiato molto più spesso rispetto a quello dei nostri mari, dei mari sicuramente. Per noi il sapore è poco gradevole, però magari possiamo provarlo. Nella slide che vedete ci sono varie tipologie proposte di pesce. Qual è l'obiettivo? Cercare di dirvi che almeno 3 volte a settimana dovremmo mangiare pesce, variando l'assortimento. Il pesce lo potete trovare fresco, ovviamente nelle pescherie, congelato, surgelato, appunto, abbiate pazienza, mi ripeto, come conserva, perché il tonno è una conserva alimentare, e poi affumicato, salato, eccetera. Tutti questi stati di trasformazione non modificano quello che è di buono al pesce, cioè la parte nutrizionale. Oltre a questo, le caratteristiche, cioè dobbiamo cercare di scegliere un pesce e variare l'alimentazione, come vi dicevo. Esistono pesci bianchi, e quindi sono quelli dalle carni bianche. Chi di voi mi sa dire un pesce con la carne bianca qual è? Sì e no, però diciamo che il merluzzo sta sotto gli occhi di tutti, il bastoncino di pesce se lo aprite, cioè il filetto di merluzzo, quello è un pesce bianco, e il merluzzo intero l'avrete visto ogni tanto, e quello è il pesce più magro. Poi esistono dei pesci grassi, che però non sono grassi, prima la dottoressa Dentrona aveva detto del discorso dei grassi di non demonizzarli, ci sono grassi molto buoni e questi sono all'interno del pesce. Voi fate sport, tutti quanti fate sport, tutti gli allenatori vi avranno detto mangia pesce perché ci sono gli omega 3. Sappiate che uno degli alimenti più ricchi di omega 3 è proprio il pesce. Il vostro amico ha detto il pesce spada. È vero, ce n'è tanto, ma ci sono su tutti i pesci e in grosse quantità. Anche se appunto su qualche pesce di carne rossa ce ne sono un pochino di meno di omega 3. Allora, abbiamo... e poi vedo che comincia l'attenzione... La cosa più importante è che focalizzate, che, che all'interno del pesce ci sono acidi grassi e questi che ho già detto, omega 3, che sono i più importanti, le proteine che non stanno su altri prodotti così in grande quantità, le vitamine. Chi di voi fa sport, le vitamine sono la base proprio, l'essenza, cioè senza vitamine dove andate?
Prima la dottoressa diceva degli integratori, questo è come, è molto più di un integratore mangiare pesce. E i sali minerali, lo iodio, il selenio, il ferro, uno sportivo quando fa controlli analitici, analisi del sangue, la prima cosa che si cerca è il ferro, perché il ferro è importantissimo per l'organismo. E sicuramente il ferro assunto come alimento si fissa molto più rispetto a qualsiasi altro integratore. Quindi, ragazzi, ho ottenuto lo scopo, quello di dirvi vado a vedere se mi può piacere qualcosa di pesce, oppure no, ritornerete al bastoncino? Ditemi sì? No. Vi ringrazio. Grazie. Dottoressa Francesca Pulcini, presidente di Legambiente Marche. Buongiorno a tutti, grazie agli organizzatori per questa bellissima giornata, perché è stato interessante anche per me, perché poi io bevo quel latte, mangio il pesce, quindi è sempre utile fare il punto. Guardate ragazzi, io sarò velocissima, voglio interagire con voi, quindi l'ultimo intervento lo facciamo più tetto a tetto possibile, in modo che almeno siamo stimolati anche a fare alcune domande, perché secondo me sono venute fuori delle cose interessantissime. Io, come mi dicevano per la mia presentazione, sono qui per un'associazione. Voi sapete cos'è un'associazione, qualcuno di voi fa parte del mondo del volontariato, siete abbastanza grandi, quindi probabilmente avete avuto anche qualcuno nelle scuole che vi ha raccontato quali sono le associazioni di volontariato del vostro territorio. Qualcuno è iscritto a qualche associazione? Sportiva? Sportiva sì. Legambiente si occupa, forse avete fatto Puliamo il Mondo? No, qualcuno ha fatto Puliamo il Mondo? Puliamo il Mondo non pervenuto. La nostra associazione ormai da 40 anni, quindi tanti 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 anni più di voi, si occupa di tematiche ambientali. E perché siamo qui oggi? Voi chiederete giustamente come mai dopo tutti questi interventi parliamo di ambiente. Sicuramente da il primo intervento della dietista, però anche dagli altri interventi sullo sfondo, sia delle immagini ma anche per quello che riguarda la qualità di quello che andiamo a mangiare, l'ambiente è fondamentale. La nostra associazione da ormai diversi anni sta portando avanti con l'azienda Oro della Terra, e qui vedete due simpaticissimi roll-up che riportano le mascotte di questo percorso didattico. L'azienda Oro della Terra la trovate a pochi chilometri da qui, a Piediripa, e si occupa di logistica, cioè fa distribuzione di frutta e verdura in gran parte del nostro paese. E quindi abbiamo visto l'attenzione che ci veniva ricordata prima sull'importanza di calibrare bene la nostra alimentazione, di variarla, di mangiare tantissima frutta e verdura anche in sostituzione di tanti integratori, anzi privilegiare il consumo di frutta e verdura. Abbiamo detto oggi i ragazzi fanno sempre più fatica a mangiare frutta e verdura, nelle mense probabilmente non viene cucinato come dovrebbe essere. Allora alla fine abbiamo iniziato a capire, anche considerando il valore che ha l'agricoltura e la produzione di questi alimenti, frutta e verdura appunto, il valore che l'agricoltura ha per il nostro territorio e per il nostro ambiente, allora ci siamo messi insieme con Oro della Terra e abbiamo dato vita a questo percorso che si chiama Oro della Terra a tavola, dove abbiamo cercato di raccontare alle ragazzi più piccoli di voi, delle scuole elementari, inizialmente della provincia di Macerata e poi di altre province marchigiane, quanto fosse importante consumare frutta e verdura per ovviamente migliorare l'ambiente, andare a creare anche lavoro, dare spazio e sostegno ai tanti imprenditori locali che producono prodotti di ottima qualità. Però dopo questa introduzione, anche per fare un intervento un po' dinamico, vi faccio vedere i video che abbiamo preparato, così questa è la presentazione, dura qualche minuto. We'll be right back.
Senz'altro definire
Martino, un articolato ed unico progetto educativo, si è tenuto nei giorni scorsi all'interno della RACI, la rassegna agricola Centro Italia, presso il quartiere fieristico di Villa Potenza. Oro della terra a tavola e RACI, ossia radici, agricoltura, cibo ed innovazione, non possono non andare di pari passo. Lodevolissimo l'impegno dell'azienda che dagli anni 70 sceglie e distribuisce frutta e verdura di eccellenza, privilegiando la freschezza e i produttori del territorio. Per promozionarsi ha da tempo scelto questa strada, un progetto didattico che non trova la conoscenza altri scopi. In questi anni sono state tante, dopo il percorso didattico fatto nelle scuole, considerate che il quaderno che avete visto un po' raccontato è un quaderno che dura 3 anni di attività, sono 3 anni di attività didattica, quindi è un percorso che la scuola inizia e porta avanti per 3 annualità, andando ad approfondire ogni anno temi specifici legati al consumo della frutta e verdura di stagione, legato diciamo ai cambiamenti climatici, per raccontarvi sinteticamente, e i ragazzi quindi hanno avuto modo di crescere insieme a questo percorso didattico, e questo è stato il risultato più bello che abbiamo avuto modo di vedere, perché ogni anno i ragazzi fanno dei laboratori che vanno poi a produrre dei lavori finali per partecipare ad un concorso, e la cosa che abbiamo visto maturare ovviamente la sensibilità dei ragazzi, l'approccio differente che avevano nel primo anno in cui affrontavano il tema della giusta alimentazione rispetto al terzo anno, che hanno fatto sì che producessero dei materiali di altissima qualità che sono poi visitabili e potete andare ad approfondire il lavoro che è stato svolto sul sito dell'azienda Oro della Terra. Abbiamo sempre cercato di fare anche questo per capire l'importanza della sana e corretta alimentazione. Abbiamo svolto sempre gli eventi finali dei percorsi didattici all'interno di luoghi significativi, come avete visto siamo stati dentro alle grotte di Frasassi, proprio perché qualità ambientale significa anche qualità dell'alimentazione e viceversa, quindi abbiamo sempre cercato di portare i ragazzi in un contesto che potesse far capire loro quanto è importante tenere tutto in equilibrio. Abbiamo fatto un'iniziativa alla Badia di Fiastra e da 2 anni, quest'anno per il terzo, il 10 e 11 maggio saremo di nuovo alla RACI, dove penso che voi siete andati a visitare o almeno vi invito a farlo, e in questa ultima edizione sono venuti fuori delle cose molto simpatiche che vi faccio vedere con questo ultimo video che dura qualche minuto. Ci siamo quasi, e poi vi racconto qualcos'altro. Vediamo. La formula quest'anno è stata parzialmente diversa rispetto alle scorse edizioni. Ad esplicitare il percorso didattico svolto dagli alunni in classe non ci sono stati cartelloni, disegni e quaderni, ma una rappresentazione scenica sul palco della RACI. Abbiamo quindi assistito a canzoni, scenette, filastrocche, frutto della fantasia dei bambini e delle bambine. Francesca Pulcini, Lega Ambiente, RACI, Oro della Terra, diciamo che è un trinomio quasi indissolubile. Sì, un tris perfetto che si rinnova per il secondo anno, una giornata straordinaria. Non potevamo che essere qui per la fine di questo progetto che da 7 anni porta in classe la sana alimentazione e quello che significa una sana alimentazione per l'ambiente. Allora, siamo partiti proprio da un'intervista ai nonni per coinvolgere anche le famiglie, e i bambini si sono sentiti partecipi perché hanno avuto piacere di intervistare uno o più nonni. Chi ha intervistato? Sia nonno che nonna. E cosa hai chiesto loro? Cosa mangiavano adesso e cosa mangiavano da piccoli. E sono tante le differenze rispetto a loro? Tante. E che cosa avete imparato da questo progetto? Che si utilizzavano più i prodotti che si trovavano nel terreno, infatti c'era una domanda su questo e dicevano che andavano a fare la spesa tipo 2 volte all'anno perché tutti gli altri prodotti ce l'avevano dato a casa. È stato divertente! Sì, bellissimo! Sì, ho imparato 100 volte.
esperienza? È andata benissimo, sono stata contentissima con loro. Che cosa hai imparato? Tante cose. Che bisogna mangiare un po' più di? Di frutta e verdura. Abbiamo capito con la vostra insegnante che avete imparato tante buone abitudini, giusto? Tipo? Mangiare più sano, non cose grasse. Mangiare più? Mangiare più verdura e frutta. Com'è stato cantare, fare questa festa? Per me è stato molto bello, mi sono emozionato tanto. Questo progetto mi ha fatto venire voglia di mangiare più frutta e più verdura. Com'è stato partecipare a questo progetto? Emozionante. Ti piacerebbe rifarlo? Sì, tantissimo. Abbiamo scelto il progetto di Oro della Terra e Lega Ambiente perché rappresentava idealmente, simbolicamente, in maniera quasi incredibile quello che RACI vuole essere. Oro della Terra su questo sta facendo grandissimi investimenti, un lavoro lungo, costante, che, a cui, come dire, va detto grazie, perché naturalmente il futuro passa attraverso la capacità nostra, degli adulti, di poter formare i ragazzi a un modo di vivere sano, alla capacità di scelta dei nostri prodotti, e naturalmente la frutta in questo è un simbolo ancora poco, come dire, accettato ancora da una parte dei bambini, ma che attraverso queste azioni può diventare invece diffuso. Ecco, questo era il secondo video che ha raccontato sicuramente molto meglio delle parole quello che è successo in questi 7 anni, perché l'ottavo, appunto, vi invito con le vostre scuole a visitare già dalla mattina del 10 maggio la manifestazione della RACI, dove porteremo l'evento conclusivo anche per questa edizione. Come avete visto, i ragazzi hanno avuto modo di approfondire molto bene il tema e anche di fare il lavoro a casa con le famiglie, perché hanno intervistato i nonni, hanno avuto modo anche di capire come è cambiata l'alimentazione nel corso degli anni, e quindi sono stati protagonisti loro per primi, ovviamente, di un percorso didattico finalizzato ad andare a capire quello che significa mangiare più frutta e verdura. Quindi questo percorso ha voluto innanzitutto rendere protagonisti i ragazzi, ed è lo stesso motivo per cui siamo qui oggi, quello di costruire con voi un percorso che possa andare nella direzione di tenere tutto in equilibrio e tutto insieme, dallo sport all'alimentazione e all'ambiente. Perché è fondamentale questo, ripartire con voi, e approfitto, vado verso la chiusura lanciandovi un appello, perché prima è già stato detto, per la nostra associazione è molto importante. L'ambiente è strategico per mantenere tutto questo equilibrio e per dare l'opportunità innanzitutto di fare un sano sport, perché poi l'ambiente in cui lo facciamo è importante, mangiare bene è anche un'opportunità per voi di studiare, ricercare e anche trovare lavoro in futuro. Questo mese per la nostra associazione, prima quando mandavamo di pesce si è parlato del tema della plastica in mare, questo mese per Lega Ambiente, ma sono tantissime associazioni che si stanno impegnando su questo fronte, a proposito di protagonismo e di partecipazione attiva, è il mese del monitoraggio dei rifiuti spiaggiati. Ormai questo è un tema che, anche se non mi vede in mare, avrete sentito sicuramente parlare, perché si parla appunto di quello che è l'impatto che hanno le plastiche sulla nostra ambiente, sulla nostra alimentazione, intaccano la biodiversità e anche ovviamente quello che significa poi offrire un turismo attento, visto che poi Bolidonia sarà, ospiterà una manifestazione importante, e questo significa anche turismo. Quello che vi voglio dire a chiusura di questa mattinata è di essere protagonisti attivi, attenti a quello che vi succede intorno,
fare in modo che l'ambiente diventi per voi un'opportunità di stare bene, migliorare la vostra qualità della vita e ovviamente essere anche un'opportunità di crescita e di sviluppo per voi. Solo un dato per chiudere, e qui arriva lo stimolo a essere parte di quel mondo del volontariato di cui vi parlavo all'inizio. Grazie al lavoro dei nostri volontari, che ormai da 5 anni, questo è il 6° anno, oltre a fare la raccolta dei rifiuti compriamo al mondo che vi citavo prima, fanno anche il monitoraggio, cioè prima raccolgono, svuotano i sacchetti, con una scheda vanno a vedere quali sono i rifiuti che vengono trovati, e questo ci ha permesso di mettere insieme un primo numero importante, dei primi numeri di riferimento per capire la drammaticità di questo fenomeno. Il dato più inquietante ovviamente è quello legato alla plastica: il 90% dei rifiuti che abbiamo trovato è composto da plastica o pezzi di plastica, e questo purtroppo, come avete capito già da prima del mio intervento, ha un risvolto sull'ambiente. E quindi ci sono tantissimi provvedimenti a livello europeo, a livello nazionale, che si stanno prendendo, anche la Regione Marche, molti comuni stanno lavorando per abbattere la plastica. L'appello che voglio lasciarvi oggi è quello di essere motore attivo di questa attenzione e di questo passaggio molto importante, perché poi, siccome come avrete sentito, forse avrete letto che la plastica sarà messa al bando, ovviamente per cambiare le nostre abitudini, le nostre azioni, è fondamentale che ognuno di voi svolga un ruolo attivo. Con questo appello di partecipazione e di attenzione a quello che è la produzione dei rifiuti anche per la qualità dell'ambiente, io vi ringrazio, vi faccio gli auguri per il fine anno scolastico, anche se manca molto, e passo la parola ancora al Presidente, ringraziandolo ancora per l'organizzazione della mattinata. Grazie. Le relazioni sono state interessanti, non sono state pesanti, alcune sono state anche aziendali, ma ci vogliono anche queste. Ora sarebbe bene condire tutto questo con qualche domanda semplice e anche critica se occorre, perché attorno al mondo dell'alimentazione ci sono problemi, domande, interrogatori. Consentitemi ancora di ringraziare i vostri istituti, gli insegnanti, le autorità presenti, le aziende che hanno consentito di poter realizzare tutto questo. Al termine, all'uscita, troverete dei gadget e vi preghiamo per favore di impossessarvene. Non li lasciate lì, pieteli. L'inglese ogni tanto ci vuole. Questi gadget sono stati offerti dalle aziende, appunto. Ora, secondiamo il tutto con qualche domanda anche pungente, grazie. Orlando Vecchioni? Lorenzo Forconi, passare il microfono a qualcuno che vuol parlare. Ecco Orlando, sì. Ora arriva Orlando. Preghiamo di fare qualche domanda, qualche quesito. Grazie Orlando. Grazie. Allora, chi è che vuole intervenire? Ecco, subito. Arrivo. Ma una domanda. È stato veramente interessante quello che abbiamo visto. È stato molto utile e anche più interessante a tutti noi. La ringraziamo a tutti voi, per tutti i professori e a tutti voi. Ringraziamo tanto. Passo il microfono all'addetto. Tonino, io
Nino Mengoni spesso ci ritroviamo a tavola e non solo, e ci domandiamo tante cose sull'alimentazione, in particolare su quei tre diavoletti bianchi, perché sono stati demonizzati. Sapete, si allude agli zuccheri, al latte e alla farina. Mi sbaglio, Tonino? In effetti non è così. Certo, vanno assunti con moderazione. Mi sbaglio? Vanno assunti con moderazione, però non vanno demonizzati. Prima ancora di passare la parola alla signora Dentrona, vorrei dire anche le uova, no? Ultimamente sono state riabilitate, addirittura dicono che dovremmo assumere molte uova. Ecco, quindi il mondo e la scienza spesso cambiano. Ecco, io con Tonino spesso... Tonino, vuoi dire tu qualcosa? E poi... Così magari... Buonasera. Ma sì, è chiaro, è un argomento che non è soltanto io e Mario, il nostro gruppo di battiamo, però è veramente un argomento attuale, no? E, sì, guardi, allora approfitto della cosa, sarà la dottoressa nutrizionista, non dentista, nutrizionista, ci volesse parlare proprio di due argomenti, forse che in questo momento sono un po'... Latte e latticini, come possono essere inseriti nell'alimentazione nel modo corretto, anche in virtù di problematiche come può essere il colesterolo e cose varie, e anche per la nutrizione, e sì, anche per le uova, dato che Mario ci ha aggiunto questo. Grazie. Non so se si sente al microfono questo, ma altrimenti. Allora, nelle linee guida che facevo vedere prima, c'è anche uno schedino la varietà degli alimenti, cioè quante volte alla settimana è indicato mangiare la carne, la uova, il pesce, eccetera, eccetera. Non si sente? Ok, allora dicevo che le linee guida hanno anche uno schemino, che forse è lì, però dove dice qual è la frequenza settimanale raccomandata di ogni alimento. Perché ho detto che bisogna alternare il più possibile gli alimenti, quindi per quanto riguarda, per esempio, come lo dicevamo prima, le farine e i cereali, va benissimo se una volta la pasta, una volta il riso, una volta la polenta, anche lì non sempre solo pasta, i legumi in alternativa ai cereali, stessa cosa per quanto riguarda la pietanza, il secondo piatto. Quindi 2-3 volte alla settimana al massimo la carne, almeno 2-3 volte alla settimana il pesce, e anche per le uova adesso si è visto che le possiamo mangiare anche queste 2-3 volte alla settimana. Però considerate sempre che le uova comunque le troviamo dentro a qualunque tipo di preparazioni, quindi se facciamo il ciambellone, se facciamo la polpetta, facciamo la pasta buona, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo tenere in considerazione anche quelle e non solo quelle che mangiamo noi come alimento proprio. Per quanto riguarda il colesterolo, che era stato tanto demonizzato, poi in realtà anche questo si è visto che comunque... Dicevo prima, i grassi, sì, gli acidi grassi poliinsaturi, ma anche i fosfolipidi sono importanti, quindi anche il colesterolo un pochino nell'alimentazione ci deve essere. L'importante è che non sia in eccesso, quindi non mangiare 2-3 uova tutti i giorni, ma mangiarle 2-3 volte alla settimana va bene. Per quanto riguarda latte e latticini, dicevo prima lo stesso, per il contenuto di calcio vanno benissimo, solo che come tutti gli alimenti di origine animale apportano grassi saturi e colesterolo, però esistono tantissimi prodotti che sono scremati totalmente o parzialmente, quindi nel caso di una dislipidemia basta scegliere quelli, preferire una ricotta piuttosto che altri tipi di formaggio, e prendere il latte magro invece di quello parzialmente scremato intero a seconda dei propri problemi di salute, quindi le opportunità ci stanno, non bisogna mai togliere un gruppo alimenti, mai. Grazie. C'è ancora qualche domanda? Anzi, sarebbe gradita, perché qualche minuto ancora ce l'abbiamo. Orlando, sì, c'è qualche domanda ancora? E allora che ne dite se invitiamo il sindaco
Chi? Il ragazzo con la maglia bianca. Ah, eccolo qua. Grazie. Saluto l'amico. Buongiorno, grazie per il suo intervento. Ho un po' paura perché passo il microfono a lui. Buongiorno, sono Vittor Osti. Siccome dall'inizio, non mi ricordo il nome, però lei ha detto che siamo ciò che mangiamo, ok? Siamo studenti qua. Allora, come possiamo migliorare la nostra vita? Siccome mangiamo di solito le cose schive, adesso c'è tutto qua, McDonald's, tutto questo schifoso, però come possiamo migliorare la nostra vita? Cioè, sto parlando non lo so come si dire, però siccome mangiamo tutti i giorni, come studenti, come atleti, che adesso mi viene bene la domanda, siccome mangiamo tutti i giorni come studenti, atleti, insegnanti, pure voi, come possiamo migliorare la nostra vita su quello che mangiamo? Grazie. Sicuramente il come mangiamo migliora o peggiora la nostra vita e migliora e peggiora le prestazioni atletiche se siamo sportivi, quindi è importantissimo. I consigli ve li ho detti prima, cioè in una sana alimentazione basta avere un apporto calorico giusto, il giusto frazionamento dei nutrienti, fare più attenzione possibilmente a utilizzare degli alimenti che siano della zona e quindi la frutta e la verdura di stagione del produttore locale, perché fa bene anche alla salute mangiare le arance d'inverno piuttosto che il melone o altra frutta arancione d'estate. E quindi fare attenzione alla stagionalità, ai prodotti sani, a variare il più possibile, a fare pasti regolari, per cui soprattutto voi ragazzi cominciate a fare colazione, così la merenda la fate giusta e non mangiate due pizze, così arrivate a pranzo che non avete troppa fame, eccetera eccetera. Quindi regolarità su tutto. E poi se si tratta di andare una volta ogni tanto a mangiare anche in un fast food, non demonizziamo neanche quello, l'importante è farlo giusto una volta ogni tanto, ma nel quotidiano fare attenzione ad un'alimentazione più sana possibile. C'è un parere personale, diciamo, come mamma o anche come consumatrice, cioè siate curiosi, quello che mangiamo lo possiamo scegliere, ancora possiamo scegliere poche cose, però quello che mangiare lo possiamo scegliere, quindi voglio dire, facciamo attenzione a che cosa mangiamo e il più possibile compriamo degli elementi essenziali e facciamocelo anche da soli, cioè voglio dire, l'importante è leggere, informarsi, ognuno si fa poi la sua opinione e mangia quello che sceglie di mangiare, purché sia vario e diciamo completo, quindi non selezionando le cose che possiamo mangiare, ma selezionando da dove vengono e diciamo, e anche quindi le aziende, e soprattutto con un'attenzione a chi fa il controllo per noi, quindi fidandoci di chi produce gli alimenti e di chi fa attenzione a tutta la filiera, al territorio e soprattutto anche all'ambiente. Quindi questo, informiamoci e facciamo una scelta che sia consapevole, non fidiamoci solo delle mode, delle pubblicità, ma ognuno si costruisca il proprio piatto sulla base delle proprie conoscenze. Tra le tante cose che abbiamo detto c'è da chiarire una cosa, che se non preserviamo l'ambiente è tutto compromesso, quindi preservare l'ambiente è la cosa principale e poi tutto il resto. E la preservazione dell'ambiente in primis dipende dalla società in senso generale, ma da parte di ognuno di noi. Grazie. Il sindaco fa omaggio di una pubblicazione, un omaggio floreale alle quattro grandissime relatrici. Grazie.
giorno, buon proseguimento di giornata, non c'è da... ecco, buon pranzo, in effetti eravamo dimenticati. Prego. Per chiudere la giornata ringraziamo ancora tutti i presenti e invitiamo tutti, chiaramente i ragazzi, a far tifo durante le giornate delle gare e chiaramente anche il sabato 4 maggio al palazzetto dello sport di Cotignola. Vi invitiamo tutti perché speriamo in un bagno di folla con la nazionale italiana al palazzetto dello sport. Sabato 4 maggio 14, 16:30, 17 del pomeriggio. Grazie, buona giornata.